Ciao ragazzi, bella a tutti, benvenuti nuovamente su Gamescore.it, sempre in compagnia del vostro Andrea Rockfort di fiducia, e oggi ci troviamo a fare il video gameplay di Anodyne 2 Return to Dust, un gioco d'azione d'avventura che presenta una grafica sia in 2D che in 3D, uscito lo scorso 18 febbraio su PC, Nintendo Switch, console PlayStation e Xbox. Quella che vi proponiamo oggi è il nostro gameplay su PlayStation 5. Il gioco è stato sviluppato dagli Analgesic Production e distribuito da Ratalaika Games. Quindi allora adesso possiamo andare su New Game e iniziamo la nostra avventura. E come vedete lì sotto, Analgesic Productions, insomma. Sì, usiamo sto file, vediamo. Questo qui è il seguito del primo Anodyne, uscito nel 2019. E praticamente, niente, insomma, non serve aver giocato il primo, però se magari l'avete fatto ritroverete qualche elemento che c'era, insomma. Allora, ci sta una bella brezza, i fogli volano e poi si poggiano per terra, e c'è scritto Summer, sì, estate 2019, caro giocatore, grazie per giocare ad Anodyne 2 Return to Dust. È come il successore spirituale del primo Anodyne, ma c'è un nuovo mondo, ecco perché vi dicevo, c'è un nuovo mondo e nuovi personaggi. Si può dire che praticamente entrambi i giochi possono essere giocati come vogliamo, possiamo giocare prima il secondo e il primo e viceversa. Allora, al momento il mondo di Anodyne 2 potrebbe essere un po' strano o confuso, ma è una storia umana che tratta le lotte e le relazioni sociali. Insomma, adesso, dai, iniziamo il nostro viaggio. Ecco, Melos, Ann, Tani e Marina Kitaka, che sono gli sviluppatori del gioco, appunto, che formano gli Analgesic Production. Ah, il gioco non presenta l'italiano, ve lo già dico. Allora, una figura con questo strumento stringato che sarebbe con quei cosi, come si chiama, tipo con un'arpa, quello che è. Qualcuno dice che è un circolo, che è un cerchio, che pazzi. Tutto cresce da un punto e ogni cosa che viene c'è già stata. Ok. Allora, la bellezza è quello di poter vedere, è quella cosa di poter vedere la vera forma del punto primordiale. Ok. Un'illusione, tutto quanto, insomma, ok. E mo quest'altro, ma tu chi sei? Ecco ragazzi, levo pure la cosa, il volume, perché se no magari cominciano ad arrivare le notifiche, quindi... Allora... Una figura con una bellissima voce. Ah, amico mio, sono delle belle parole quelle che dici. Quello che stiamo per incontrare qui è quasi un... cioè un bambino, insomma. E gli dobbiamo far vedere la bellezza del mondo. Oh, guarda la nostra preziosa nova. Queste qui sono le prime parole che Nova sentirà. Il contenuto di queste parole, di questo discorso, è un po' oscuro, ma non dimenticherà mai quello che sentirà. Ah, la voce. Com'era la voce, infatti, così bella? E per Nova sembrava come se cioè, le faceva venire in mente di piangere, insomma. È così strano poter ricordare quando tu esisti per la prima volta. Cioè, raga, cioè, guardate che trip che sta venendo fuori, oh. Vediamo un po'. Nova, mi senti? Fai un respiro profondo, mia cara, io apri gli occhi. Sento le onde, regale, sentite le onde, tipo. Dal buio viene fuori questa cosa luminosa arancione. E dal silenzio le onde che vanno a infrangersi. Ah, ecco. Quindi schiaccia triangolo. Oh, dai. Oh, ma chi è? Stai ancora un po' rincoglionito, vero? Non ti preoccupare, è naturale sentirsi un pochino disorientati quando riacquisti conoscenza. Bambino, cioè Nova, mo non so se dovrebbe essere da nome femminile, quindi child, quindi ragazza. Il tuo nome è Nova. E sei una creatura con un'abilità unica, ovvero quella di rimpicciolirti fino a diventare proprio piccolissima. E sarà davvero utile come cosa. Il mio nome è Palisade. E sono qui con C. Psalmist. Cioè, questi nomi allucinanti.
insieme ti aiuteremo nel tuo viaggio. Ecco, Palisade, io magari faccio una foto. No, non posso fare la foto perché sto registrando, quindi niente, vabbè. Ok. Allora, Palisade è lo scudo. La voce dolce. E poi abbiamo Psalmist, che è quello il musicista. Davvero bravo con i ragazzini. Tipo mezzo nerd. Mammy. Beh, insomma. Ah, quindi sono due donne, ok. Ok. Vuoi salutare cosa? Ciao, Giovane Nova. Sono io, Psalmist. Ok. Ok. Va benissimo. Vabbè, sì, qua niente di interessante. Grazie per questa cosa. Che cosa? Cioè, come ha menzionato, come ha fatto menzione prima il nostro Chief Psalmist, siamo all'interno del tuo uovo, ok? In modo da pot per poter, diciamo, prendere vita come si deve, devi cavalcare la Hatch Line Monorail, ah, ecco, la rotaia Hatch Line che ti porterà in alto sopra la cima di quella montagna, ecco che la vedo. Ah, ecco, e potrò solamente lasciare questo posto solamente dopo aver ottenuto la Glandiloc Seed, cioè questo semi-Glandiloc. E il Glandiloc Seed è il nostro, diciamo, biglietto, ecco. Per prima cosa parla con tre figure, che poi Yolk è il tuo orlo, sarebbe, no? Mi sembra. Quindi ogni tuo orlo ti darà un oggetto speciale grazie al quale tu potrai prendere il Glandiloc Seed. Poi para con l'albero Chalazza nel punto più alto. Taglie. Quindi allora con L ci muoviamo, ok. Con R muoviamo la telecamera e con R2, L2 cambiamo la distanza. Con X saltiamo. Ah, ok, posso fare già il doppio salto, ok. Quindi nelle opzioni posso cambiare la grafica, tutto quanto, insomma, e niente. The Albumen Shore. Ok, raga, guardate che figata, però. Ah, ecco il doppio salto. Ok. Poi com'erano gli altri tasti? Ah, ecco, così. Ok. Perfetto, ok. Parliamo con questo. Allora. Questa nova si chiede se questa figura è viva. Ok. Quindi Yolka ha il destino di Nova inizia a risuonare. Ah, quindi ci sta la presenza di questo nano point nell'aria. Ok. Ah. Ah, ok. Quindi io posso entrare dentro le nanopolveri utilizzando gli sparkle, ecco la cosa. Cioè, quindi. Cioè, aspetta, scusa, No, però non sto a capire, raga. Cioè, quindi dovrei fare così. Ah, quindi con questo qua io posso entrare all'interno della gente, perché infatti da qua poi parte la grafica in 2D, dovrebbe partire, mi sa. Ah, eccolo, ok. Yolk of Yami Nanoscale. Ho già mi sono guadagnato il trofeo, regà. E tu mo che vuoi? Oh, ah, quindi il nostro pulitore è venuto a farci visita. Oh my gosh. Allora devo restare qua. Allora, speriamo che questo schiaccia così, così parlo con lei. Va bene, certo che vengo da te a parlare, come no? Ah, quindi sei entrata all'interno di Yolk, insomma, il più importante Yolk del giorno. Quindi qui troverai indizi e roba utile per prendere il Glandiloc Seed. Ok, qua che ci sta, che è questa cosa. Ah, quindi ci sono varie rocce di tipi e robe varie, insomma, ok. Allora, con quadrato qua continuo a fare tipo roba strana. Ah, così ho salvato, dai.
Ok. Ah, quindi ci piacerà perché a no, ci piace sta roba perché continuiamo sta roba e tutto quanto. Ok, va bene. Ah, sono tre questi. Ah, pensa un po'. Ok. Allora, e se avessimo anche noi un Seed Glandilock nel nostro piccolo, cioè se avessimo pure noi un coso così. Ok. Va benissimo, sì, tutta roba molto utile, ok, va bene. Vediamo qua che dice. Ci sono delle rocce colorate che ostruiscono il nostro passaggio. Possiamo utilizzare il nostro nano vacuum, quindi il nano pulitore, per succhiare sti cosi. Ah, quindi. Oh, scusa. Oh, scusami, no, non volevo. Ah, pensate. Che figata, ragazzi. Ok, perfetto, qua possiamo passare. E qui che dici? Ok. Quindi allora qua dice che ogni tanto ci stanno praticamente. Ogni tanto troveremo davanti a noi delle rocce che ci bloccheranno il cammino. Però comunque sono molto utili certe volte. Tipo io questa la posso buttare giù. No. Cioè io questa pure la posso aspirare e fa così o no, giusto? Magari succede qualcosa. Sinceramente non so se mi danno una ricompensa o un qualcosa. E quello che è mo. Congratulazioni. Ti prendi il Glandilock, ti meriti là del Glandilock Food, ok. Ok. Va bene. Non ci sta nient'altro da esplorare qua, giusto? Magari. Vabbè. Abbiamo trovato la Centerberry Bear Cereal, una dei tre elementi, diciamo, per poter fare il Glandilock Seed. Ok, quindi mo stiamo ritornando indietro. Wow, 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 boom. The album is sure. Ok. Comunque sembra un trip mentale sto gioco, raga, è allucinante. Io lo dico. Qua ci sta qualcosa, non è che mi perdo. Allora ce ne sta un altro. La seconda figura così. Dude! Riding the Milky Way. Dice dude, dai, entra dentro di me. Ha detto così, sembra brutto però. Quindi vabbè, proviamo. Ok. Entriamo pure dentro di questo, vai. Yolk of Sippy questo è. Ok. Ok, là non ci posso andare. Yo, no, va bene quanto di Yolk of Sippy. Ok, va bene. Sì, qua dice che qualcuno pensa che se deve prendere. Che quel seme se beve la roba. Beh, tutte robe allucinanti. Allora salviamo. E ok, là non ci posso andare. Allora, Grand Rock Secret come una linea al centro. Ok. Ok. Va bene. E questi. Ah, sono dei mostri. Oddio, ci stanno. Dust Virus, Mr. Spiky. Allora, ci stanno dei virus che cominciano a sparare là. Ok. Ah, ok. Ah, così io non posso. Ah, pensa un po'. Perfetto. Ah, quindi non, purtroppo non posso. Cioè, di base non. Che cos'è sto coso? Ah, quella è vita, ok. Perfetto. Prendiamo qua pure questo. Vediamo un po' che dice. Va bene. Ok, tutta roba interessante. Raga, io vi salto i commenti perché non è che dice roba. Chissà che è. Quindi. Ah, ecco. Ah, allora, non ti far ingannare dal loro aspetto perché pure questi qua li devi ammazzare. Ok, va bene. Va benissimo.
Comunque, allora, il volume del gioco non è così, sarebbe un pochino più alto, però l'ho abbassato prima perché altrimenti rischiamo di non sentire niente, perché pensavo fosse un po' troppo alto. Quindi, ok, ce l'hai fatta a prendere gli Orca Milk. Ok, va bene, prendiamo pure questo e dai, carino, perfetto. Con questo qua siamo sempre più vicini con il Glandilock Seed. Adesso manca l'ultimo. Ma posso correre, tipo? La musica è carina, è molto chill. Cioè, pure sto 3D non è fatto male. Cioè, il personaggio di Nora non mi dispiace, ok? Dico questo, insomma, non è fatto male. L'ambientazione è un po' così, perché giustamente magari questo è tipo il punto iniziale, insomma. Ah, eccolo. Vediamo un po' questo che vuole. L'ultimo, ecco l'ultimo York che dice: eh sì, dai. Ok, pure qui comincia a risuonare, comincia a trovare delle nanoparticelle, quindi perfetto. Entriamo sempre qua. Ah, questa parte la sto saltando, ovviamente, della che entra, perché così. Allora, York of così. Ok, questo è il C, quindi ok. Ah, benvenuto nel York of Cosi. Ah, sì, ti senti a tuo agio, sì. Ok, sì. E questo, ma chi sono questi? E tu chi saresti? Tu sei Reguloid? Ma che... Cioè, non ho capito bene. Ok. Ok. Cioè, qua mo che dovrei fare? Allora, tipo una specie di portale separa te da quegli altri qua. Allora, sempre troppo lontano, ma magari ci sta un altro modo per... No, non lo riesco a aspirare. Magari posso fare qualche altra cosa, vediamo un po'. Magari mi serve una chiave, un qualcosa. Penso, eh. Oh, ma guarda quello. Ah, ok, perfetto, ho sbloccato qua. Perfetto. Perfetto, perfetto, vai. Ah, quindi se io cambio zona non perdo pure sto coso. Vabbè. Ah, ok. E quello là, scusa, come ho fatto ad aprirlo? Ok. Ah, ok, quello là non è un virus, ok. E là come ci vado? Io muoio là, scusate, raga, eh. Ok. Forse sta un altro modo. Ah, ho capito. Ho capito, Madonna. Sono troppo un top player, ragazzi. Ok. Questo è quello che dovevo fare. Madonna, cioè. Che pro player che sono. Vabbè, qua ci sta un po' di umidità, va bene, sì. Perfetto. Perfect. Ok, io ci parlo giusto perché comunque sono carucci, dai, su. Ok,
Ok, sì, tutto bello, sì, va bene, va bene. Ah, sì, ce l'hai fatta, regà, hai trovato i reguloids che non ho capito a che servono, però vabbè. Comunque a me sembrano tutti discorsi alquanto deliranti, eh. Ah, ecco. Ok. Perfetto. E questo vetto? Ah, qua salviamo il gioco, ok. No, perché ho sempre salvato in 3D, in 2D, quindi che ne so, boh. Là non ci sta niente, non è che ci stanno i collezionabili, roba varia. Guarda. Ah, Nova, dopo tutto questo tempo ci incontriamo. Nova, di che stiamo a dire? Sono l'antico Chalaza, l'albero Chalaza, il custode della conoscenza di Albumen Shore. Allora, ho programmato il tuo viaggio, ok. Ok. Sì, me lo ricordo questi qua, ok? Che erano ossessionati coi cosi, coi cereali. Ok. Ok, quindi che devo fare? Allora, tutto, diciamo, i tuoi trionfi, i tuoi successi e tutto quanto, cioè sono, saranno per sempre scritti nell'eternità, vabbè. E adesso sei arrivato qui. Nella parte più alta del monte Vitellin, e dal quale tu puoi andare più lontano. Hai portato i tre elementi di nutrimento a voglia. Ecco qua. Questo qua ci consentirà di viaggiare. Ok. E adesso Nova, è tempo. Sto sentendo il mio potere che mi abbandona. Mettiti lì sopra. E grazie al mio potere, a quello che mi resta, te ne andrai lontano. Wow, guarda che sta a fa. E qui adesso inizia proprio Anodyne 2 Return to Dust. E mo? Ha preso pure un trofeo, ahi. Ah, allora schiacciamo così per entrare. Sì, ma possiamo andare però. Il santuario centrale. Ma per fa che. Ah, non ci posso andare là. Ah, quelli sono gli amichetti miei, mi savi? Eh sì. Ma io tanto sono entrato, scusa, Ah, da là. E se io volessi parlare con voi, tipo. Cioè, ce l'hai fatta. Vai, come ha ricordato che abbiamo scaricato Ratchet & Clank, va bene. Allora, benvenuta, ce l'hai fatta. Nova, sei nel santuario centrale. Il centro è qualcosa di strano, difficile da spiegare. Il centro è il centro, è creato da. Ha creato tutto. Ha creato tutto insieme all'isola di New Zealand. Il centro è come un artista. Il centro è, ecco. Perfetto, ok. Il centro è centro. Ok. Allora, una figura oltre come. Cioè, sarebbe tipo Dio, insomma. Forse siamo tutti artisti ed arte di New Zealand. Cioè, ognuno fa le proprie forme, cioè, tutto un casino, vabbè. Ok. Ok. Allora, Nova, ascoltaci. Adesso. Ci viene detto proprio qual è il
come si dice, il nostro scopo se nato in una zona di guerra. Ma la guerra dove, che dobbiamo combattere è altamente invisibile. Ok. E la chiamiamo nanodust, quindi nanopolvere. Quindi che sta a fare sta nanopolvere di così cadere, di brutto? È iniziata piccolissima, un microscopico seme piantato nel buio. E poi la nanodust è cresciuta. Quindi sì. E alla fine è diventata, cioè è esplosa, è diventata sempre più grande. Cioè è la più grande creazione del centro, anche cioè è pure il suo punto debole. Ok. Allora, a te Nova è stata data la possibilità, anzi l'abilità di rimpicciolirti, di pulire tutto il male, tutta la polvere che è entrata nel nostro corpo, insomma. Devi viaggiare lontano ed entrare all'interno degli abitanti di New Zealand di quelli più consumati, quelli più corrotti dalla cosa. Ah, una specie di una piccola cosetta sbrilluccichio vola verso di me. Palisade card activate. Oh. Pensa un po'. Ah, quindi ci stava pure un nano intruder, ecco che cos'era. Cioè, una piccola particella di polvere che può entrare pure dentro di me. Quindi io adesso devo lottare. E quindi che devo fare? Come faccio? Però forse è così devo fare, boh. E adesso? Drifting pollen, oh. Ah, quella sarebbe la polvere, forse. Boh. Non si sa. Oh, aio. Io allora ecco, ripuliamo tutto qua. Ma questo che sta a fare, è impazzito. Dusty Yolcro. Oh Nova, sei tu? Come ce l'ho fatto? Come sono venuto qua? Boh, e che ne so io? Se non sei tu. Ok. Oddio, è un assassino. Nova deve morire. Il centro deve collassare. E consumeremo Tealand. Aia. Aio. State fermo. Ma porca trota. Vai. Oddio! No! E ok, ma quanto dura sta battaglia? No, rigancio, e mo come faccio io? Ah, ecco. Meno male. Ah, oddio, meno male. Meno male ce l'ho fatta a sconfiggere sto nano invasore. Vai. Vai, meno male, meno male. Sta tosta, eh. Allora, lei esiste, lei è nata per togliere la polvere, per pulire, per salvare. Forse lei ci può proteggere. Ok. A posto, perfetto, perfettissimo.
Stai crescendo proprio tanto, non me l'aspettavo, sono così contento, sono così orgoglioso di te. Purtroppo ci stanno persone, anzi esseri così che vogliono distruggere tutto. Anche se siamo stati creati tutti dal centro, la nanopolvere può portarci alla pazzia. Allora, e ricordati che adesso vai nell'ascensore e sali, ma ricordati che avrai sempre a che fare con questa gente. Ok. Quale sarebbe, scusa? Questo che è? Ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, quindi devo collezionare delle carte per far utilizzare sto prisma. E come faccio? Ok. E qua che c'è? Che cos'è sta roba? Che è sto coso mo? Ah, devo prendere l'elevator, ok. Va bene. Sarà questo, sì. Ah, adesso andiamo al centro di città, wow. Uè! Eccoci a Center City Cenote. Proprio al di sopra del santuario centrale. Ah! Allora, qua dice, allora devi utilizzare la Dust Drop Console nel centro nel santuario centrale per depositare la polvere. Una volta che l'hai messa nel Dust Prism, la Nanodust può andare al di sopra. E cioè può volare tranquillamente e essere tranquilla, insomma. Allora, è stato prima della mia nascita il Dust Prism è stato danneggiato e adesso può contenere solamente una piccola parte di Dust. Ah, ok. Guardala che casino. Allora, dobbiamo utilizzare praticamente delle carte per attivare il potere di questo prisma. Ah, quindi dobbiamo per prima cosa mettere quattro carte, così il nostro centro cittadino sarà in grado di prendere ste nanopolveri, insomma. Ah, ok. Ok. A posto, allora ragazzi, qui possiamo dire che a breve inizia proprio la nostra avventura. Ma che sono sti cosi, oh signore. Quindi allora ragazzi, vi ricordo, il gioco si chiama Anodyne 2 Return to Dust, sviluppato dagli Analgesic Production e distribuito dai Ratalaika Games lo scorso 18 febbraio su PC e console. Quello che abbiamo fatto vedere oggi è per PlayStation 5. Fateci sapere se questo gioco l'avete già acquistato, se vi piace, che cosa ne pensate e noi ci riaggiorniamo al prossimo video. Supportateci ovunque, mi raccomando. Ciao ragazzuoli, ciao!